Appena un tempo la partita tra lo Staletti e la Serrese, alla fine dei primi 40 minuti un risultato ormai sullo 7-2 che ha fatto chiudere la partita anzitempo, anche perché i giocatori della Serrese a 1-1 sono usciti fuori dal campo e sono rimasti in 6 uomini, per cui l'arbitro ha deciso a quel punto di chiudere la partita in questo modo. Una situazione non certo bella, mister Parentela, perché effettivamente era una partita già facile, però vincerla in questo modo credo che non faccia bene assolutamente al calcio. No, assolutamente, è difficile per me anche commentare, perché comunque non mi era mai successo che una partita finisse così dopo 43 minuti. E mi dispiace, anche noi volevamo sicuramente vincere la partita, perché comunque i 3 punti li prendiamo volentieri e oggi, a prescindere dalla partita che è stata quella che è stata, noi come Staletti raggiungiamo un record importante, perché per la prima volta lo Staletti in prima categoria fa raggiungere 42 punti, quindi abbiamo superato il record storico di questa squadra e abbiamo ancora altre 4 partite, quindi questo è comunque merito dei ragazzi, quindi un piccolo premio per questa squadra molto giovane che ha fatto secondo me un grandissimo campionato, quindi merito a loro. Poi per la partita di oggi non so come commentarla, insomma sono stati comunque dei gol di qualità dei nostri attaccanti, quindi sono contento per chi ha segnato, però mi dispiace insomma che non si siano giocati i 90 minuti. Ecco mister, volevo un po' uscire fuori dal discorso tecnico della partita. Questo girone con due squadre che sono quasi ormai già retrocesse, perché già ieri il Soverato non si è presentato e lo Sporting ha perso in casa, la Serrese che sta rischiando a questo punto addirittura una retrocessione diretta, che campionato può essere questo? E sinceramente ho visto che anche nel girone B succede, parecchie squadre hanno mollato da tanto tempo. In realtà qua fino a poche giornate fa sembrava che si giocava anche il Soverato, noi abbiamo vinto ma facendo comunque fatica, nel senso nessuno regalava niente, quindi è un peccato, nel senso purtroppo magari manca alcune società, forse mancano di programmazione, magari se uno non ha la forza economica o strutturale magari non dovrebbe partecipare a campionati del genere, però poi bisognerebbe stare dentro per capire le vere motivazioni, però sicuramente dispiace perché magari si falsa un po' il campionato ed è brutto sicuramente. È un peccato e anche il fatto che in un certo periodo del campionato voi siete rimasti senza alcuni giocatori importanti. Che campionato poteva essere diversamente? Questo non si può dire, perché poi sicuramente visto il girone di ritorno dove abbiamo fatto tante vittorie, visto nel momento in cui abbiamo recuperato tutti i giocatori, abbiamo fatto sicuramente qualcosa di importante. Io credo che nel girone di ritorno noi, facendo solo la classifica del girone di ritorno, dovremmo essere nei primi, tra il secondo e il terzo posto, quindi probabilmente avremmo, per quello che hanno dimostrato i ragazzi, forse potevamo lottare per i playoff, non dico oltre, però credo che al di là di tutto poi infortuni o incidenti purtroppo fanno parte anche del calcio. Noi abbiamo reagito bene perché magari potevamo anche rischiare, e avevamo fatto in un certo momento che avevamo fatto 4-5 sconfitte consecutive, magari si rischiava di perdere la bussola, invece noi siamo stati concentrati e poi alla fine credo che ogni squadra faccia i punti che merita, quindi probabilmente lo Staletti doveva fare questo tipo di campionato, che però, ripeto, per me è un campionato importante. Oggi con 42 punti raggiungiamo il record storico di questa società in prima categoria.